detto, cioè, poi la storia era fantastica, devo dire la verità. E so che è migliorato moltissimo, però, nel corso del tempo. Beh, non esageriamo, eh. Allora, no, vedi che lo facevo bene non finale. Non è diventato un grandissimo artista. Allora, io però credo, come diceva anche quel ragazzo in fondo, che sia stato sostanzialmente il periodo più adatto per far uscire una storia del genere, con dei toni maturi, che comunque sono stati già trattati nella narrativa da sempre ad oggi, però in quel periodo specifico aveva anche un impatto diverso dal punto di vista semplicemente grafico. Andavi in fumetteria, vedevi sullo stesso scaffale decine di fumetti coloratissimi e solo quello completamente nero. Solo quello attirava tantissimo l'attenzione. E credo sostanzialmente che o ci resti dentro, anche per via del grottesco, del disegno, cioè per un guilty pleasure che noi ci diamo del vedere delle cose fatte male, fatte brutte, come quando guardi... Io avevo proprio difficoltà a capire quello che stava succedendo, soprattutto nel primo volume. Vabbè, siamo a livello quasi arachiano, praticamente, perché succedono delle cose assurde. Però adesso, prima sbagliavo pure le prospettive, tanto per dirne una, magari qui ci sono amici che fanno fumetti, ad esempio, e quando si legge l'attacco di Giovanni si può fare altro che bestemmiare da quel punto di vista, proprio usa un tezzo, quando bestemmi per forza il dio dei manga, perché se lo vede si sarebbe di brutto, però adesso almeno c'ha gli assistenti che fanno le prospettive giuste. Però di quel fumetto io rimasi arrivito per la storia, perché comunque la storia era potente, era forte, c'era questo mistero di giganti, che chi erano questi giganti, il padre Eren, la storia. Io credo molto interessante. Allora, io ho scherzato tantissimo, ho giocato anche molto su questo tema, perché quando parlavo dell'attacco dei giganti, dicevo l'attacco dei giganti si regge sui buchi di trama, sui buchi. Non succedono delle cose, altre non te le spiega, però su quello che non ti spiega, tu ci resti. Rimani avviluppato, vuoi saperne di più, proprio perché c'è un grande mistero. Tralasciando il fatto che ci sono naturalmente le matrici classiche che hanno a che fare con un po' tutte le storie, io dico sempre questa cosa, dopo i Sumeri, dopo la Bibbia, dopo Omero, è tutto già scritto. Quindi si tende un po' a ripetere determinati stilemi, determinati elementi. E l'attacco dei giganti alla fine fa proprio questo, come magari se abbiamo un po' di tempo approfondiamo anche questi collegamenti che potrebbero esserci tra i testi sacri e l'attacco dei giganti. Comunque, a parte anche le influenze di Goya, visto, no, con Saturno. È vero, cioè anche io adesso stiamo puntando sul culturale, sì, tutte queste influenze. E devo legittimare, perché altrimenti dico no, è una merda. Non so, basta, mai visto un motivo. Quel dipinto di Goya in cui lui mangia il figlio. Esatto, esatto. Saturno mangia suo figlio, e in realtà, cioè, i giganti, secondo me, sono parecchio presi da. Assolutamente. L'iconografia che a Jimmy Sagama è andato a pescare viene naturalmente dalla pittura di Goya, perché è piena di neri, come piace a lui, fa paura, ma viene anche dal cinema. Io non so se tu hai visto The Mist. Non hai visto? Sì. Ok. Tratto da un racconto di Stephen King, però naturalmente molto lovecraftiano. Ok, con i mostri che appaiono dalla nebbia, dal fumo. Esattamente come accade nell'attacco dei giganti, se ci fate caso. Ogni volta che appaiono i giganti, c'è prima la zaffata di fumo gigantesca. Quello è un altro elemento che a Jimmy Sayama ha ripescato dal cinema. Film che, fra l'altro, vi consiglio di vedere se vi piace l'horror in generale. Comunque, Lovecraft, i temi del cosmic horror. Comunque, Attacco dei Giganti, secondo me, ha creato un nuovo punto di rottura nella narrativa attuale dello shonen, come magari all'epoca è stato Evangelion. Sì. Io, a livello di fumetto, ovviamente non di genere, secondo me è stato tipo un Death Note del passato. E ha avuto lo stesso successo, perché tutto questo, questa aspettativa, questa cosa del fumetto, si è poi riversata in maniera esagerata sopra l'anime. Quando è uscito l'anime, tu ne hai già sentito parlare, Alessandro, di questo anime? Io l'avevo visto un anno prima di fare il provino per Eren, che arrivasse qui in Italia, quindi un anno prima. E come ti era parso? Stessa cosa con One Punch Man, ti è capitato la stessa cosa di vedere prima? No, One Punch Man lo conoscevo grazie al mio amico Ettore, che sta qua, non sta da qualche parte. Si è nascosto per paura di Ettore. Si è nascosto. E oltretutto è il mio porta fortuna, perché io tutti i provini che ho vinto, sia su Eren che su One Punch Man, l'ho vinto grazie a lui. Oh, secondo me sì, stai perfetto su Eren. Mi chiamano e vinco il provino. Quindi vabbè. Fagli vedere Neverland, dai. Esatto. Ettore, posso strofinare un po' la mia mano sulla dove sei? Spada? Dove sei, Massimo? Esci fuori. Eccolo lì. E quindi One Punch Man no, sapevo che cos'era, però non l'ho mai visto. Invece l'attacco dei giganti l'avevo visto tutta la stagione prima di andare a fare il provino su Eren, un anno prima, chiaramente in giapponese. Come ti era parso? Cioè, tu eri andato proprio a fare il provino su Eren, come ti sei preparato? Soprattutto
sul doppiaggio italiano ci sono tanti degli discordanti. Molti dicono che la voce deve essere uguale a quella del doppiatore giapponese, perché ora molti si vedono le serie già sottotitolate. Allora, adesso vi racconto un piccolo aneddoto di One Punch Man. Quando ho fatto One Punch Man, non sapevano veramente chi prendere come voce di Saitama, perché Saitama, in originale, c'ha una voce particolarissima. E quindi, insomma, i direttori ora hanno da fare il provino per Genos, non per Saitama, e mi ha detto: guarda, l'abbiamo provati tutti, ti prego, fammi il provino su Saitama pure te. Faccio sto provino e il cliente voleva che io facessi le intonazioni giapponesi. Questa è una cosa improponibile, ovviamente. Io mi sono rifiutato perché chiaramente non puoi fare l'intonazione, cioè è un'altra lingua, loro hanno un modo di recitare che è diverso dal nostro. Cioè, immaginatevi, rottoia, mettiti in guardia, se lo sentite, no? Quindi, però gli ho detto, vi copio esattamente il verso. Oh, questo è rimasto uguale. Quindi no, rispondendo alla tua domanda, secondo me non c'entra tanto l'uguaglianza della voce, quanto, questo qua è quello che ho fatto io con Eren, ma quanto capire veramente cosa ci mettono loro quando recitano sugli anime giapponesi. Cosa vogliono esprimere, come vogliono esprimerlo, quando gridano. Devi gridare con tutto te stesso, perché quella è un'espressione loro. Poi hai ripreso, secondo me, quello che la mia generazione aveva già visto con i personaggi dei robottoni. Cioè, questi personaggi giapponesi che urlano, come quello di Roshi. La grande sofferenza all'interno del robottone. Sì, sì, sì. Esatto. E tu l'hai ripreso con questo personaggio. Poi sostanzialmente è quello, no? Perché loro stanno nella nuca e guidano. Sì, sì, praticamente sì. Questo non è spoiler, penso che lo sappiate tutti. Tre volumi. No, perché io vivo nella paura degli spoiler, che la gente mi uccide se faccio spoiler su Facebook, su tutto. Attacco dei Giganti poi è un classico, cioè la paura dello spoiler è enorme, anche perché effettivamente rovini poi quello che succede. Vabbè, ma tanto avanti a Flashback, quindi che spoiler non fa? E quindi, innanzitutto, qual è stata la tua impressione sull'anime prima di essere poi direttamente coinvolto come doppiatore? Allora, a me l'anime inizialmente è piaciuto tantissimo. Come ti dicevo, l'ho visto un anno prima, però da fruitore, da fan. Marco. No, perdona, pensavo. Quindi l'anime è piaciuto tantissimo. Andando avanti si è un po' perso, secondo me. Cioè, quello che dicevate voi è molto vero, però io da fruitore, sinceramente, dopo tre stagioni che da tutti quegli episodi che durano così tanto e soprattutto che non ti spiegano quasi niente, cioè veramente la prima stagione è un susseguirsi di eventi però senza spiegare nulla, dopo delle stagioni un pochetto, mo per fortuna adesso siamo arrivati a un punto in cui si inizia un po' a capire, per chi guarda solo l'anime chiaramente, io parlo, perché legge il fumetto è diverso, però per chi guarda solo l'anime, sono passati 4-5 anni, insomma inizia a diventare un po' troppo lunga la situazione, vedo che tu mi capisci, tu sei dalla parte mia, vero? Sì, è una sofferenza. Anche perché adesso è andata in doppiaggio e quindi è già disponibile anche oggi a Stand In It la terza stagione, dove voi avete doppiato, che per molti è considerata quella un po' più debole, perché è quella lì dove non ci sono proprio giganti. Beh sì, è molto molto lenta, però ad esempio ecco, questa terza stagione l'ho apprezzata di più perché si inizia un po' di più a intravedere quello che poi è il succo della questione. Intravedere, non si capisce benissimo, però sì, poi sono 12 episodi se non sbaglio, giusto? Sì, esatto, anche perché nel frattempo sono cambiati proprio i metodi produttivi, cioè prima si facevano gli anime lunghi, 26, 27, 50 episodi, adesso le produzioni sono molto più corte, 12 episodi. Sì, vero. Quello che voi non sapete, molti non sanno, perché molti si lamentano, dicono la serie effettivamente troppa computer grafica, hanno avuto tutti questi anni per farlo, perché soprattutto c'è stato un grosso sbalzo temporale tra la prima e la seconda stagione. Tre anni. Sì. E che purtroppo a farlo è uno studio che si chiama Wit Studio, che è molto piccolo e soprattutto lavora a subappalto per una marea di studi molto più grandi. Quindi praticamente loro hanno cominciato a lavorare alla seconda stagione praticamente la settimana prima della messa in onda, un mese prima diciamo, una settimana prima stavano ancora in alto mare, ma è così che oggi lavorano i giapponesi, settimana per settimana, tant'è vero che il gigante colossale in computer grafica della seconda stagione, tanto criticato, l'hanno fatto con la manona gigante, non avevano il tempo per poterlo fare, anche il salto con i cavalli, quindi è purtroppo il metodo di produzione di oggi. Tanto nei Blu-ray viene tutto rifatto. Assolutamente sì, anche perché i Blu-ray costano 14.000 yen per 4 puntate, quindi... Se non fossero almeno ridisegnati, i giapponesi si rivolterebbero.
come però ecco, appunto il doppiatore di Eren, tu innanzitutto questo personaggio come te lo sei sentito, come ti sei preparato a essere poi il personaggio principale e diciamo un po' la chiave di volta di tutta la serie? Allora guarda, come ti dicevo, avendolo visto prima conoscevo perfettamente il personaggio. Eren comunque è lo stereotipo perfetto di qualsiasi anime giapponese, cioè il classico protagonista che ha un passato tragico, la madre che è morta, non sto spoilerando niente a nessuno ovviamente, però non mi ha messo la pauta per me. Siamo tutti fan, quindi esatto. Almeno la prima stagione l'avete vista. Chi è che sta in pari col manga? Diciamo che il rischio spoiler è grosso allora. Vabbè, comunque, insomma, quindi il classico stereotipo di personaggio, di protagonista che vuole salvare la situazione, non ci riesce, quindi si debilita per questo, si frustra per questo, perché lui non riesce a salvare la situazione. Bene o male, la preparazione è stata minima, perché come ti dicevo, l'avevo visto prima, sono un fruitore di questo tipo di serie, quindi da quando sono piccolo, perciò comunque è stato molto semplice, è stato molto più difficile Saitama con Punchman rispetto ad Eren. Ecco, un'altra cosa che senti, mi fa piacere che tu l'hai detto, cioè molti dicono, vabbè, ma i doppiatori considerano gli anime di serie B, non è vero? No, assolutamente no. Non tutti, perlomeno io, essendoci cresciuto, per me invece era proprio serie A. Uno dei miei sogni, da quando ho ripreso a fare doppiaggio, era far parte di un cast vocale di un anime del genere. Quindi l'ho colonizzato con l'Attacco dei Giganti. Tra l'altro, sfatiamo un altro mito, non so se molti di voi sanno qualcosa di doppiaggio, ma... in Giappone il modo di doppiare è completamente diverso, sì. Loro doppiano quasi tutti insieme molte volte. Da qualche... una volta si faceva pure qua, purtroppo oggi non esiste più. Voi come doppiato? Cioè tu come quando vai con Eren, tu c'hai il leggio, sei da solo, non hai altri sì, personaggi perché, perché oggi, a differenza di tanti anni fa, il doppiaggio prima si faceva tutti insieme come fanno loro, che è la cosa più giusta. Oggi ci sono le colonne separate, si chiamano, cioè ovvero ogni doppiatore doppia da solo. Soprattutto per quanto riguarda i ruoli importanti, quindi che parliamo di più, per una questione di velocità e di praticità ci fanno doppiare da soli. Però chiaramente io sento spesso e volentieri le colonne, quindi le voci degli altri colleghi, come Elena, che adesso tra poco arriverà, e quindi... Quella è una cosa veramente strana, cioè tu praticamente parli a un'altra persona però non ce l'hai davanti, quindi devi immedesimare anche come se fossi davanti, cioè servono doti teatrali per fare tutto questo. Sì, diciamo, una certa cominci a vederli proprio. Sì, no, beh, li vedi pure, vabbè, leggi il copione, leggi le battute prima per capire, poi insomma, ecco, quando c'è la possibilità di senti quello che hanno inciso. Sì, comunque sì, purtroppo questa è una cosa che io non apprezzo, specialmente fatto il doppiaggio, una volta si faceva in maniera diversa, oggi purtroppo le cose sono cambiate in questo. E soprattutto non vedi nulla delle immagini dell'anime. No, non vedo. Ah, vedi? No, ok, però male. Perché... ci sono determinate cose, tipo film... di circuito che noi non vediamo veramente niente. Per esempio doppiai tanti anni fa un film di Spielberg che si chiamava Warhols e ce lo fecero doppiare completamente, cioè io vedevo solo questo. Qui del resto non c'era niente, solo questo. Tant'è che poi hanno rifatto il film con i facimenti, perché chiaramente era un film di guerra, quindi immaginatevi che passava dietro il soldato che diceva qualcosa, nessuno sapeva che passava, chiaramente. E quindi no, però per l'Attacco dei Giganti vediamo proprio le immagini così come sono. Non tagliate. Domenico, tu invece sull'anime hai qualcosa da esprimere, soprattutto per questa seconda stagione, la terza, che dicono di essere davvero molto molto politica, un po' più debole, diciamo, dal punto di vista delle emozioni. A me la terza è piaciuta tantissimo. Allora, sì, sicuramente se a te non è piaciuta la prima parte, che era molto action, perché era disegnata male, sostanzialmente, questi capitoli probabilmente ti potrebbero piacere di più, anche perché lì è già migliorato naturalmente dal punto di vista del disegno, e doveva dare delle risposte, lo faceva con la fantapolitica e il modo in cui Hajime Isayama ha raccontato cosa accade in una piccola società come quella che può essere quella inventata all'interno delle mura dell'Attacco dei Giganti, cosa accade se crollano le istituzioni, se crollano le ideologie, cosa succede all'interno del popolo, come la pensa il popolo. Questa secondo me è stata la chiave di volta per portare avanti la storia, che non si concentra soltanto su quei 4-5 personaggi principali, però si estende anche ad altri subcarter e poi insomma c'è da tutta una serie di retroscena. Lì è stata veramente una mossa da maestro secondo me, perché ha cambiato letteralmente il tema, il setting, il contesto, ha fatto un altro fumetto, quasi non sembrava più l'Attacco dei Giganti. Nell'anime ci sono stati
dei cambiamenti dal punto di vista di regia per sveltire un po' certe dinamiche, perché nel manga si era veramente preso molto tempo, infatti magari chi l'ha letto, chi sta in pari, si ricorderà che quei capitoli erano abbastanza pesantucci, perché si parlava, però era utile per riuscire a portare, diciamo, i nodi al pettine, perché altrimenti non si riusciva più, giustamente, come sottolineavamo prima anche questa, cosa hai fatto? Però almeno ci sta la parte action, che sicuramente prende tantissimo, invece nella parte, diciamo, più parlata, la situazione ovviamente comincia a annoiare, come dice Alessandro, la situazione si è prolungata forse un po' troppo. Ma sì, poi diciamo che, ecco, io l'ho apprezzata, come dicevo, la terza, perché comunque iniziano, come spiegavo, a spiegare, inizia a capire un po' questo mondo, da dove vengono questi giganti, perché sono così, eh? Però, vedo la verità, il personaggio di Eren lo volevo, mentre lo doppiavo, lo volevo linciare proprio, perché diventa un frignone di quelli, perché cosa fate, non sono preparato, è tutto così, cioè una stagione così a piangere, quindi sì, questo lato molto criticato da questo mamma mia, tremendo. Quello è il classico momento in cui l'eroe cede, perde un po' la fiducia in se stesso, però poi dopo torna più forte. Questo me l'hanno detto perché io non seguo il manga, però sai qual è il problema? Che allora, nelle prime stagioni lui li stermina tutti e ce li ha gli schiaffi a destra e a sinistra, perché parliamoci, vedi, vedete, perché lo sapete che è così, ci prende gli schiaffi a destra e a sinistra, si poi distruggono tutti, esatto, li sterminerò, e poi dopo casca, gli emenano, gli fanno di tutto e di più. Poi arriva la terza stagione che si rende conto che non ha la forza, però si piange addosso troppo, quindi la terza stagione è stato un piangersi addosso proprio continuo. Assolutamente sì. Sull'anime, tu quali grosse differenze hai visto rispetto al manga? Vabbè, a parte la musica, come diceva, il Link d'Horizon, che hanno fatto una colonna sonora, lo Yuki Savano, colonna sonora, che è il mio best proprio in assoluto del momento. Alessandro, ti dico soltanto che l'estate scorsa in macchina non si sentiva altro che You Sipping Girl, e basta. Da parte quella, no, faccio spoiler naturalmente, chi ha capito la tra l'altro, comunque anche queste sigle finali, soprattutto la parte finale, spoiler a go-go, cioè. Lì è veramente, ci hanno dato che ci hanno dato, infatti secondo me sembrano più easter egg per chi ha letto il manga che per chi sta seguendo la serie, perché per tanto chi segue la serie non capire niente, non capirà niente tranquillamente, quindi da questo punto di vista magari si è spoiler, però senza le giuste informazioni, alla fine si vedono immagini tra virgolette sacre in certi momenti, no? Che sono dipinti, quasi cose rupestri, eccetera, eccetera. Direi che le vere grandi differenze tra anime e manga in questo caso non sono legate, ecco, magari a dei finti spoiler, nel senso che hanno anticipato delle cose che si leggono molto più avanti nel manga, nell'anime. Ok, l'hanno fatto per, secondo me, migliorare il ritmo della storia che, siccome Jimmy Sayama si era dedicato più a fare la fantapolitica, mancava poi in quella fase di action dove c'era solo action oppure solo spiegone, e invece nell'anime hanno cercato di mediare e inserire delle parti, sempre non facendo spoiler, dove si spiegano per esempio come nascono i giganti, perché si vedono, eccetera. Sono veramente dei piccoli hint, piccolissimi, che magari si gode di più chi ha letto il manga, naturalmente, perché vede la scena e dice: ah, è questa che ho letto magari un anno fa, ma nell'anime dovrebbe esserci nella stagione 4 forse. Quindi hanno veramente cambiato le carte in tavola. Secondo me è meglio perché il ritmo ne è migliorato tanto. Ma quanto manca alla fine? Sappiamo che in realtà lui ha già pensato a tutto, quindi lui ha già fatto la vignetta finale. Cioè l'ha già insegnata, questo lo ha abbondantemente detto, quindi in realtà il finale c'è già. Lui ha detto che si è dovuto un po' prolungare, perché giustamente vendeva. Beh, Alessandro, tu lo sai sicuramente, di solito quando vai dall'editore devi portare il soggetto con inizio e fine, quindi in realtà lui la conclusione già la conoscevo. Poi il mezzo è cresciuto tantissimo a dismisura, allungando e inserendo altri flashback, pochi da riempire, eccetera, eccetera. Anche perché ha avuto un successo. Ha avuto un successo che secondo me non si immaginava. Inaspettato. Dalle interviste di qualche anno fa diceva, insomma, ma magari arriviamo tipo al volume 4, al volume 5, se va bene, 10, 12 massimo, e invece siamo quasi attorno ai 30. Diciamo, dalle ultime proiezioni si potrebbe arrivare intorno al volume 31-32 per chiudere. Quanti anni mancheranno quindi?
e altri 6-7. Quindi voglia Alessandro di anima e poi continuerà, quindi c'è cioè, il ruolo sarà di era... tanto, insomma. Ci beccherai con questo ruolo. Ci beccherò. Terminerò tutti senza lasciarne neppure uno. Che terminerò tutti senza lasciarne manco. Vabbè. Tanto era una bellissima poverina stai a credere. Un applauso. È una colina al 7 che qualcuno la vede, magari qualcuno la va a prendere. Mica, sa dove sei? Elena, siamo qua. Mi sa che... La chiamata come si chiama, la vai. Vediamo se la... No, se non andare a cercarla perché si è... Giustamente la prima volta penso che venga al Romitz, quindi... Poi ecco, dovresti salvare te, tu sei Eren. Ecco, con lei volevo parlare appunto di questo... No, è infatti, no, perché tanto è sempre Mikasa che salva Eren. Fate l'esatto opposto. Se pensa Mikasa, e quindi adesso la ritracceremo. Ecco, il rapporto con Mikasa, come lo vedi te? Questo rapporto un po' giapponese, classico. Da io ho una cosa che odio, purtroppo. Te lo dico la verità, ma lo odio sempre, sempre. Questo... tipo di rapporto velato che mettono i giapponesi nelle proprie opere mi dà fastidio, una cosa che non so. Non si guaglia mai. No, esatto, no, vabbè, a parte sì, ma è una cosa che proprio non ho mai, mai sofferto. Però c'è anche da dire che lì c'è un discorso tutto culturale anche proprio loro che è particolare, quindi... Però no, e Mikasa è un personaggio fighissimo, secondo me, tra i più fighi dell'ultimo. Anche perché comunque c'è una ragione del perché lei è così, tutta questa situazione. Attaccata a Dea, certo, sì sì. C'è un rapporto quasi fraterno. Sì. Voi come lo vedete questo rapporto tra Mikasa e Eren? Perverso o sereno? Sì, aspetta, vado io, aspetta. Vai. Sì. Nel frattempo stiamo sempre cercando Mikasa. Funziona. Prova. Stanno a lungo, faccio l'idea. Eccomi. Chi è tu? Prego. Io il loro rapporto lo vedo un pochino, è come dire, un metà tra il fraterno e il romantico, perché sì, si vogliono bene perché Eren ha preso Mikasa sotto il suo tetto, salvando altri bambini, e quindi lei, meno male, vede il suo fratellastro per certi versi come più un'ossessione, quindi è un po' sul sereno variabile, a mio parere. Molto giusto. Chi era che voleva parlare? Eccoci. Vuole dire la stessa cosa? C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? La ragazza, eccoci. Ciao. Beh, secondo me il rapporto tra i due è... Sì, lei lo vede molto come il fratellino da proteggere, però questo suo attaccamento è un po' degenerato nell'overprotezione e ovviamente qualche antichietta di letteratura romantica ce l'hanno vista, però c'è sta Eren che in realtà non ci ha mai pensato, dice sì vabbè l'ho preso sotto il mio tetto, però amici ma fino a un certo punto, quindi personalmente non mi piace lo sbilanciamento di lei che gli sta troppo sotto e lui che quasi non se la fida in pezza. Vabbè, ma in classe come questo c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Oh, eccola qua, un applauso, vai! Mikasa! Ma cosa fai? Un applauso a Elena Perino, vai! Un applauso per Mikasa! Elena Perino! Ecco la virata, qua parlavamo di te. Ah, ok, questa è l'unica volta che mi salvi tu invece... Esatto, quindi stavamo dicendo questo poi, oltretutto. Bene, mica so. Allora io lascio un attimo il microfono, me lo vengo a riprendere, accompagno la signorina. Va bene, nel frattempo vado. Ciao. Allora, intanto. Diciamo che il rapporto tra, cioè secondo me, tra Eren e Mikasa è un rapporto che Mikasa ha perso tutti i suoi familiari, ed Eren ha visto la famiglia che ha perso, perché Eren l'ha salvata, e c'è una sorta di rapporto quasi incestuoso, perché lei è molto ossessionata da Eren, però la verità è che a Eren non gliene frega niente perché Eren è titano sessuale, nel senso l'unico obiettivo che c'è Eren nella vita è ammazzare i giganti, è titano sessuale. Perché non pensa siccome perché poi comunque si nota l'ha fatto, no vabbè non lo dico perché poi può essere spoiler perché qualcuno non ha visto la prima stagione, no dai, questa cosa del titano sessuale ci interessa, il titano sessuale
ma possiamo fare una dimostrazione? Però nel senso buono, magari. Ah, beh, ottimo. Ti fa anche dare dei miei amici, questi erano qua dietro, volete qualcosa? Volete qualcosa? No, 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 meglio di no. La cosa sta degenerando, Pornhub c'ha cioè anche uno stand, basta. Eh beh sì, infatti. Sono andata dove c'era lo stand dell'attacco dei giganti così. Ma la sera salve! Poi mi sono resa conto che c'era nessuno. No, quindi. Effettivamente renditi conto che l'attacco dei giganti è diventato così famoso che ci hanno fatto una parodia porno in Giappone. Ah, è vero, sì, 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 sì. Beh, però lo hanno fatto di qualunque cosa è successo in Giappone. Lo sarà, lo sarà. Elena, grazie di essere arrivata, soprattutto perché io ti avevo dato un orario sbagliato, ovviamente me ne prendo la colpa. E sei arrivata velocissima. Nel frattempo volevo mandarti anche Elena a salvarti, ma. Velocissima anche perché, scusatemi. Noi facciamo anche Flash, Eleanor Allen. Assolutamente sì, ragazzi, loro fanno Flash velocissimissima. Elena, stavamo parlando appunto del tuo personaggio di Mikasa. Alessandro ci ha raccontato come si è calato nel personaggio di Eren. A questo punto volevo chiederti appunto se tu conoscevi questa serie animata già prima di fare il provino e poi come ti sei calata in questo personaggio che è piuttosto particolare, oltre che molto amato ovviamente dal fandom. Sì, è piuttosto particolare. Io devo essere sincera, io non conoscevo il fumetto prima di approcciarmi alla serie. L'ho conosciuto piano piano il personaggio, comunque lavorandoci per molto tempo, perché la prima serie l'abbiamo fatta in una tempistica abbastanza sì, lunga e umana. Infatti, sì. Anche perché comunque è una lavorazione particolarmente stressante, soprattutto per lui, sempre a urlare, sempre, quindi abbiamo avuto tempo per acchiappare i personaggi. I giganti, no? Sì, 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 sì. È un personaggio che mi è piaciuto molto, perché comunque, devo dire, mi danno tutti questi personaggi che non sono, cioè sono molto indipendenti. Un po' cazzuti, diciamo, esatto. Perché tu sei l'ultima tua fatica è Capitan Marvel, no? Sì. Sì, sì, sì. Che sì, diciamo sì, che ci è piaciuto parecchio come personaggio. Anche infatti, sono tutto di tanto. C'ho lo zainetto, le scarpe. E a tema. Esatto. Quindi no, il personaggio mi piace molto. Sì. Anche il peluche, quindi. E questo rapporto un po'... Ecco, stavo appunto parlando di questo, da cui sono uscite queste cose un po' scabrose, di titano sessuali. Questo rapporto fratello, amante, amico... Non si capisce, perché io dopo tutte le puntate che abbiamo doppiato io ancora non ho capito bene... Dove si va a parlare? Però molto, c'è anche una vera di romanticismo questo. Colgo la palla al balzo, visto che io sono un incredibile romantico, un bel scene, me ne è scappata la grimuccia. E a voi è capitato durante qualche scena un po' più concitata? Quella della sciarpa. Ok, quella della sciarpa. Senza spoilerare niente a nessuno, quella è bellissima. È comunque un personaggio che ha una storia abbastanza drammatica. Poi tra l'altro è l'unica giapponese vera che sta in questa serie. Sì, sì, gli unici due asiatici. Levi Ackerman o Levile e Mikasa Ackerman sono gli unici due asiatici della serie. Gli altri sono tutti mitole europei, circa. Giusto, sei tu l'espertone qua oggi, spiegaci questa cosa di Levi Levile, che ogni tanto la gente ci fa 2000 discussioni. Allora, in realtà questa cosa si è venuta a scoprire dopo. Però è difficile parlarne senza fare troppi spoiler, quindi attenzione. Allora, il personaggio è scritto, il nome del personaggio è scritto Levi, ok? Siccome i giapponesi all'inizio, quelli che hanno fatto la produzione, eccetera, non erano pienamente d'accordo sul come chiamarlo letteralmente nella traslitterazione, si sono lanciati completamente nella versione Revive, ok? C'è un po' questo suono un po' francese, ok? Ma è sbagliato perché l'idea di Hajime Isayama, che poi è venuta fuori soltanto dopo nel manga, è di matrice ebraica, quindi è Levi, completamente Levi, come sempre il primo Levi, esatto. Il nome giusto è sempre Levi. Non è mai stato Levi, anche se loro stessi dicono Levi. Infatti noi nella versione italiana abbiamo detto Levi. Non è colpa vostra, insomma, nemmeno di Isayama, della produzione. Non si sono messi d'accordo i giapponesi all'inizio, quindi... Dubbio, sempre l'originale. Ok, esatto. No, avete fatto benissimo.
Ecco, un'altra cosa, avendo i doppiatori, molte persone confondono quello che è l'adattamento con il doppiaggio vero e proprio. Voi non è che decidete voi di vostra sponte cosa dire, che cosa fare più sul giapponese, che è più adattato. C'è chi lavora per voi prima e vi dà un qualcosa già pronto che voi dovete leggere. Quindi quando si parla, per esempio, di doppiaggio che non va bene, molte volte la gente lo confonde con quello che è l'adattamento. Cioè, se uno chiama piccolo invece che junior, non l'ha deciso il doppiatore. Chiaro. L'ha deciso, sì, però questa cosa non è poi tanto... Cioè, la gente sì, confonde parecchio, non è chiaro, molto... Chiaro, infatti molte volte mi trovo a... gente che si scaglia contro i doppiatori dandoci delle colpe che purtroppo non dipendono da noi. Cioè, non siamo noi responsabili. Capita magari in sala che ci sia un confronto, quando ci troviamo di fronte a un adattamento che è palese, che non sia... fatto magari benissimo, comunque che non corrisponde esattamente all'originale, non si capisca il perché. Capita delle volte che assistente, attore, direttore si confrontino sull'idea migliore, però comunque poi è sempre approvata da qualcun altro, sempre uno stop. Però sì. Diciamo che questo è un problema moderno, un problema contemporaneo. Quindi no, adesso ti riballo un po' di filosofia. Secondo Jung, più si avvicinano le cose, più si avvicina il medium allo spettatore, più uno si sente coinvolto, come se tu gli stessi ammazzando la mamma, letteralmente. Prima, quando c'era più distanza, naturalmente uno poteva avere meno attaccamento, invece oggi c'è un forte attaccamento, forse dovuto anche al fatto che uno è smaliziato, perché su internet può avere tante informazioni, può guardare la serie magari in lingua originale, scopre delle cose che prima non poteva scoprire, quindi adesso c'è un po' questa, diciamo anche cattiveria, gratuita, perché poi alla fine cosa c'entra il doppiatore non è colpa sicuramente loro. Sì, delle volte siamo anche molto vincolati da delle strane leggi interne o decisioni dall'alto, magari su dei cartoni animati come questo, su altri cartoni, su altre lavorazioni, il linguaggio è un po' più sboccato, il qualità viene un attimo ridimensionato e allora ci troviamo di fronte a delle persone che ci dicono vabbè, però perché l'originale diceva così e poi voi invece della parolaccia ci avete messo cavolo, Faglielo spiegare che comunque non è colpa nostra, noi lavoriamo su dei copioni che sono approvati. E poi soprattutto ci tengo a fare un esempio per farvi capire una cosa importante del nostro lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'adattamento, quindi perché a volte, quello che dicevi tu adesso prima non era giustissimo, purtroppo internet ha dato la parola a chiunque, però a volte noi non è una scelta nostra, ma non si può fare nemmeno diversamente. Perché? Perché molte parole che vengono dall'originale, molte frasi, sono inadattabili in italiano. Cioè adesso vi faccio un esempio classico. Anni fa io doppiavo una serie Disney che si chiamava Kiki, non so se qualcuno di voi ha mai vista, e praticamente in questa serie c'era questa puntata, immaginatevi sitcom classica Disney, quindi con le solite situazioni Disney, dove tutti i protagonisti si vestivano da supereroi. Il mio, che era quello un po' più cretino, tra virgolette, entrava dentro questa sala e faceva "Hey guys, I am woman!" E l'amico gli faceva "Ripeti, I am woman!" Ripeti, "I am woman! I am woman!" E riusciva proprio donna, questo è intraducibile. Perché lui giocava sul fatto di "I am, io sono l'uomo, woo!" Ok? A noi non è, cioè, come lo traduco? Non viene. Quindi spesso e volentieri è inadattabile il testo italiano. Guardate Il Trono di Spade con Odor, o The Door, esatto. Trova il modo. Quello è stato un genio. Cioè, da fare un applauso. Io ho visto, ovviamente Il Trono di Spade sono quelle serie che tu devi vedere sottotitolate, perché sennò lo spoiler corre più veloce dell'uomo. Cioè, quindi ovviamente ho già visto quella puntata. Però ero proprio curioso di dire, adesso questo come lo adattano? Sarà un fenomeno. Quindi a volte non dipende da noi. Da traduttore, perché io di mestiere traduco fumetti di supereroi DC, quando ci sono i giochi di parole è la morte. Sì, esatto. L'inglese all'italiano non tornano. Puoi confermarlo? Assolutamente, non tornano mai. Infatti, complimenti a chi si è inventato poi trova il modo, perché è stato veramente un genio. Io per esempio ci avrei perso una settimana solo per capire come avrei potuto farla così. A voi Harley Quinn fa dei giochi di parole più semplici. Grande. E invece Elena, volevo chiedere, te come hai approcciato al mondo del doppiaggio? Perché a questo punto sei giovane, ma hai già fatto ruoli tanto importanti, e poi come stavo dicendo Alessandro, molti pensano che per due doppiatori doppiare gli anime siano da serie B. Però tu
passi invece da serie anime importante, appunto come Attacco dei Giganti, al film Marvel del momento come hai fatto recentemente. Quindi in realtà, cioè, non è proprio così come pensa la gente. E perdonami, non ho capito, però, cioè, vuoi sapere come ho approcciato? No, no, lei come ha approcciato? Cioè, per lei gli anime sono un doppiaggio di serie D. Tu c'hai già detto, per te non lo so, non capivo, stavo dicendo un attimo. No, no, assolutamente non sono doppiaggio di serie B, anche perché rispetto ad anni fa, cioè, si è molto perfezionato il labiale dei cartoni animati, mentre prima comunque il sincrono era seguire soltanto l'apertura di bocca che faceva solo così, adesso ci sono proprio le labiali, le espressioni. Io di cartoni ne faccio tanti, però la difficoltà è la stessa, è diventata esattamente la stessa cosa. E anche perché prima nei cartoni animati ti potevi prendere delle libertà, perché comunque non erano troppo espressivi, magari, quindi potevi giocare un po' di più. Adesso devi stare attentissimo a seguire le espressioni come fosse un movie, un film. Sono diventati molto dettagliati ed è una cosa che comunque non capiscono molto, anche a livello contrattuale, che loro a livello contrattuale è un po' diventato di serie B, come vabbè, tanto è semplice, fate più righe, fate più cose, e per noi è molto più stancante, perché nei cartoni animali abbiamo un tetto di righe maggiore, la difficoltà è la stessa se non di più, perché molti cartoni comunque sono, come dicevo prima, urlati, interpretati, ma in modo estremo, anche perché i giapponesi sono dei pazzi, io non so, forse secondo me hanno delle corde vocali intercambiabili, perché loro fanno questi urli in originale che sono delle cose paurose, io non so come pensare che la dottrice di Goku ha 80 anni, ma non ha c'ha 82 anni, ma Masako Nozawa, e urla ancora Kamehameha se fosse giovane, ma fanno delle robe, sono pazzesche, e il loro superpotere, però no, assolutamente non sono lavorazioni di serie B. Tra l'altro, rispetto al passato, voi siete comunque, venite da famiglie di doppiatori, quindi magari avete pure avuto qualche ritorno. Io ho parlato con doppiatori che hanno fatto Lupin, che hanno fatto serie storiche. Una volta il doppiaggio, soprattutto dei cartoni animati, era fatto in serie insieme a 3.000 altre cose. Quindi adesso, per esempio, sto rivedendo Conan, i doppiatori erano 3 che facevano tutti i personaggi. Ora non è così, ci sono veramente tanti doppiatori che fanno tanti personaggi secondari. Sì, sì, assolutamente. Non si possono più fare i doppioni. Una volta mi è successo su un cartone animato e dicevano: vabbè, questo personaggio tanto non ritorna, lo fai te e poi lo fai. Sono immersi tutti e due i personaggi. E lì è stato un casino, infatti adesso si tende a non fare doppioni su personaggi. Questo è uno dei problemi del non sapere cosa c'è dopo, cosa succede dopo. Io voglio dare modo a voi di farvi anche qualche foto, magari farvi fare qualche autografo con i doppiatori, e volevo far chiudere a Domenico Pastafiero, che era l'imperatore, non gli abbiamo fatto neanche un applauso, forse. Se è venuto da Napoli solo per stare con voi. Tanto come Elena, sono tutti venuti solo per stare con voi, Alessandro, cioè siamo qui proprio. In realtà, perché li ho chiamati e loro non hanno mai detto di no, subito, immediatamente, no, vediamo, siamo contenti. Chiamati, scritti alle 2 di notte, Domenico, puoi venire? Alessandro, ti voglio bene, siamo amici, perché non dovrei venire? Però non alle 2 di notte. Sì, perché io poi in realtà sto già pensando a Lucca del 2020, quello è il problema mio. E io volevo proprio far chiudere a te questo discorso. Secondo te, in questo momento, Attacco dei Giganti, diciamo, per molti ha un po' esaurito quella spinta propellente, adesso ci sono altri titoli che sicuramente tirano forse un po' di più, però Alzo Zoccolo Duro, e anche oggi l'abbiamo visto. Secondo te, ora che si sta avviando forse verso il finale, cosa ci si aspetta da questo fumetto e da questo anno? Parlato con lei, sei l'espertone, sono parca della tua. Allora, credo in realtà che l'Attacco dei Giganti abbia fatto quello che un lettore maturo si aspettava da una serie come quella, cioè alzare sempre di più l'asticella, non solo dal punto di vista dell'emozione, delle perdite, dei morti, ma proprio dal punto di vista narrativo, da cercare quanto più possibile di evidenziare quello che è la fantapolitica dell'Attacco dei Giganti, senza, evitando insomma di fare spoiler, vengono scoperte tantissime altre cose che riguardano questo mondo fantastico.
pieno di eventi e di sovrastrutture, e questo è molto importante per un autore, perché veramente lui ha dimostrato di aver saputo creare un mondo che funziona con delle regole importanti e solide, soprattutto, che non possono essere rotte così facilmente. E credo che ora che ci stiamo avvicinando al finale, quello che ci si aspetta naturalmente da lui è che continui su questa scia fino a darci quello che è il finale che uno come me si aspetterebbe, cioè darci la botta finale, darci la botta finale, magari scoppia tutto, no? Darci la botta finale dove di nuovo si ribaltano le aspettative che ci hai fatto crescere nella prima parte, ce l'hai ribaltata nella seconda, ce ne hai date altre e poi ci hai fatto la fantapolitica. Quindi darci ancora qualche altra cosa che cambi di nuovo le carte in tavola, però sempre con il suo piglio quadrato, solido, con i suoi disegni di merda, naturalmente, però con una fantapolitica che funziona. Io ho tanta paura, perché di solito quando c'è tanta aspettativa i giapponesi nel finale si cacano. Non vanno d'accordo con il finale. Ora, momento pubblicità finale, volevo sapere da voi quali sono i vostri lavori attuali, cosa state facendo, dove vi rivedremo, dove vi risentiremo, anzi. Beh, insieme ci abbiamo Flash, dove lui è mio padre. Da Eren al padre, vabbè. Un passo. No, c'è andata in onda. No, andata in onda. Andata in onda, andata in onda, se no c'è. Porca miseria. Lo so, però ma è colpa tua, Sara. È colpa tua. È due settimane c'hai il tempo, poi dopo non è più scuola. Ma poi però, scusami, ma tu non l'hai ancora vista, però vuol dire che non hai visto nemmeno la quarta stagione. Colpa mia. Allora, però, vedi, Vabbè, non è l'unica, quindi non poi tra l'altro ti vedremo fra poco, il 24 aprile c'è un appuntamentino mica da niente. Sì, è vero, perché io dovrei sapere, mi scordo quando sempre l'hai doppiata, quando l'hai doppiata? Un paio di settimane fa. Ma so, c'è il finale, cioè. No. Lei sa il finale di Avengers, ragazzi. Non mi sono voluta spoilerare niente, neanche io arrivavo alla mia scena, non volevo sapere niente, quindi io entrerò in sala come tutti gli altri non sapendo niente. E quindi sì, in Endgame. Allora, tu invece cosa ci stai facendo? Io, parte Flash, poi tornerà sicuramente Attacco dei Giganti, tornerà il Peradone più forte dell'universo e poi tornerà anche Stranger Things 3. Assolutamente sì. Dove tra l'altro c'è anche un altro personaggio qua in sala. Qua mio fratello c'è, quello lì. Dove sta? Onorevole Chiosci, dove sei? Federico Campagnolo. Onorevole Chiosci di Prison School. Attenzione. Ready Player One, attenzione, maestro, il grande Oreste Baldini, un applauso per Oreste! Vabbè, tutte queste sorprese oggi, eh. Maestro, ma cosa fa? Grazie, delicatissimo. Eccolo. E cretino, non ho dato questa cosa, è una sorpresa. Sono molto contento di essere qui. Bene, buonasera, salve. Prego, no. Di che si parla? Di Mr. Ciao, Mr. Ciao. No, parliamo di Ciao. Ciao, adesso. Gente notata, insomma, ciao per forza. Che cosa consento a tutti gli altri? Guido, resta ai bambini, signore e signori. Guido, e queste sono le belle cose di quando si conoscono i doppiatori, ci divertiamo davanti, veramente. E tra l'altro, vabbè, a parte Flash, Attacco dei Giganti, invece vai anche con teatro. Noi sì, abbiamo un quartetto comico che sono tutti qua, oltretutto i Fuori Sync, Alessio Missolino, Federico Campagnola e Maurizio Brancabandiera. Eccolo lì. Questo qua prossimamente faremo delle serate qua a Roma e se ci seguite sui social insomma ci potrete venire a vedere, se vi facciamo bene, se no ci tirate qualcosa, comunque venite a sfogare, no, giusto? Dico bene? Prevalentemente tirate i soldi, se volete. Ah, quindi è molto simpatico. Bravi, confermo. Grazie. Ci sa anche la fame, Domenico, tu invece so che a Napoli presenterai qualcosa. Esatto, a Napoli Comico, in anteprima, uscirà il mio fumetto, primo fumetto pubblicato da Shockdom con i disegni di Alfredo Postiglione, dal titolo Extract, un mondo medievaleggiante
che si riergi dalle ceneri del passato, di prima, pieno di tecnologia, dove c'è un dispositivo che tutti hanno, che si chiama Extract appunto, che gli permette di assorbire dai testi e dai fumetti conoscenze e superpoteri. E nella storia di azione e di divertimento, dove tutti fanno citazioni ad altri fumetti, insomma, però pieno di gag, di citazioni appunto, però anche un po' di botte alla Jimmy Saiyama, cioè, figo! E magari un giorno si fa un cartone animato e anche tu. Ma sono solo che contento. Quindi ragazzi, davvero un grazie a voi che avete partecipato, un applauso a voi prima di tutto, poi a Elena Pedino, Alessandro Tartagliola e Domenico Passaterro in arte Palermo di Natale. Grazie.